terza giornata del forum internazionale sulle migrazioni, la terra è di tutti, migrazione globale, dramma epocale, organizzato dall'Accademia di Studi Mediterranei. A Casa San Filippo, al mattino di oggi, dibattito sul profilo storico e legislativo del tema affrontato. La tratta dei migranti è un problema oltremodo difficile da combattere. Per tratta dei migranti intendiamo lo sfruttamento dei migranti da parte di organizzazioni criminali agguerrite. La difficoltà di questa lotta è perché molti paesi di provenienza dei migranti non sono disposti o non sono in grado di poter stipulare accordi, intese per il controllo delle loro frontiere, poi perché queste organizzazioni criminali non sono facilmente localizzabili perché sono sparse in tutte le parti del mondo. Il terzo elemento è che effettivamente la tratta dei migranti è involontariamente alimentata dai migranti stessi, cioè dalla loro volontà di lasciare, anche se per motivi comprensibili, la guerra, la persecuzione religiosa, la persecuzione sessuale, di lasciare appunto i loro paesi per cercare un futuro migliore per sé e per i propri familiari. Questo è il punto fondamentale. Purtroppo il nostro legislatore, il più recente legislatore, si muove nel senso di criminalizzare il migrante in sé, anziché dare un impegno più forte proprio alla lotta nei confronti degli sfruttatori, nei confronti di queste associazioni criminali. Oggi abbiamo celebrato proprio e abbiamo dato spunto anche ai ragazzi per celebrare la giornata che il prossimo 10 dicembre compirà tra l'altro il 72esimo anniversario della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, istituita proprio per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, avvenuta proprio il 10 dicembre del 1948. Con questa giornata abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi proprio nella tutela e nella possibilità di garantire dei sistemi di protezione a quelli che sono i diritti inviolabili dell'uomo. A mio modo di vedere, diritti che risultano connaturati proprio all'esistenza stessa delle persone. E abbiamo sensibilizzato i ragazzi proprio a far propri questi concetti, quindi a spingersi nella lettura e nello studio di tali argomenti, anche attraverso una lettura e una conoscenza di quella che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e i trattati internazionali che ad oggi risultano immediatamente efficaci nel nostro ordinamento nazionale, proprio per consentire all'umanità di fare dei passi in avanti e di progredire e cercare di dare quindi rispetto a quelli che sono gli individui, siano essi donne, siano essi uomini. Abbiamo trattato temi di particolare attualità, come la tratta dei migranti, come la tutela dei migranti negli ordinamenti internazionali da parte dei trattati internazionali, e poi un aspetto particolare, patologico, della presenza degli stranieri, detenuti in Italia, e il godimento da parte dei medesimi dei benefici penitenziari. Con riferimento a quest'ultimo argomento sono state evidenziate le difficoltà obiettive che lo straniero incontra nel godere delle misure alternative per una serie di fattori che abbiamo illustrato nel corso della conferenza. La circostanza che i ragazzi, al termine delle nostre relazioni, che volevano essere relazioni snelle, non particolarmente professorali, il bello di tutto è stato che gli alunni poi alla fine hanno partecipato, hanno posto domande a dimostrazione appunto che erano state interessate alle tematiche, e questo va evidentemente a vantaggio della scuola, erano state già preparate su questi argomenti particolari e delicati.